è una risposta al citofono e... Io sono andato in panico quando... Sappiamo che era diretta. Sappilo anche tu. Sappilo. Pilo. No, giusto per concludere, prima che Matteo mandasse la canzone, mi è venuto in mente che il varco, il passo, tanto quanto si è visto dall'alto, no? È come se fosse un punto che sale dalla terra, ma in realtà dall'alto può essere visto anche come un punto che scende profondamente. Quindi è proprio un sottosopra questo, un po' una percezione dell'irrealtà, se guardi le cose dall'alto, come se in realtà tanto quanto la cima e la punta si avvicina, potrebbe sembrare in realtà che sprofondasse contrario. Nell'abisso. E quindi in questo tema di un po' di paradossi e di accenni che si intrecciano, arriviamo e giungiamo al molo della seconda parola, che è appunto il tetto, perché anche qui siamo stati in un luogo visitato e ci è sprofondato sulle teste l'assenza del tetto, no? E quindi abbiamo tracciato le vie toscane e siamo arrivati fino alla cattedrale sconsacrata di San Galgano, che è caratteristica appunto per essere stata colpita da un fulmine, non so bene in che epoca, credo nel 1500-1600, e lasciata un po' alla deriva a deperire, e è spettralmente magnifico quanto questo tetto crollato, invece questo scheletro di muratura rimanga in vita, proprio a riflettere, a pensare, no? E quando ci si trova lì in mezzo a guardare in alto succede qualcosa. È vero, succede qualcosa. Succede innanzitutto che vorresti prendere a pugni tutte le famiglie che schiamazzano, si fanno selfie con bastoni da selfie, chiamano la nonna mezza cieca che va in giro. Sono stati attimi in cui ho detestato l'umanità. Veramente, oltre che l'umanità che amavo fino a pochi minuti prima a Firenzuola, anche l'uso e l'abuso di questi aggeggi telefonici, di cui io sono un gran fan, ma vabbè, diciamolo pure, viva le foto. Ma possiamo dire che abbiamo iniziato a stalkerare le stalker, o era un segreto? No, quello possiamo, è molto divertente, andando così bene, una voce così suave, suadente. temi colti, illuminante, invece no, ci siamo imputtaniti, fammelo dire, impelagati. Gli dedicheremo qualche minuto? Sì, no, è no. Divertentissimo. Se non oggi, un altro Se non giorno. Oggi, chissà, a meno che non moriamo preparati, prima. Però... Preparati. E quindi San Galgano ci reclama. No, finisco per dire che è perfetto, perché sembra veramente che gli sia stato tolto il tetto da questa abbazia e sia stato messo chissà dove. Bellissimo, potentissimo, mancano anche le finestre. E io, dato che sono mezzo rimbambito, sono andato fin vicino, perché ho detto, boh, magari ci sono, invece non c'erano. C'è il vetro. È bello, è bello, bello uno sguardo sul cielo. Se l'han pulito bene. L'ho pulito bene, chissà che usa l'aceto. E uno sguardo sul cielo molto bello. Qui il tetto, no? Il tetto è un qualcosa di necessario, perché è tutto un tetto. Sì. Invece no, so andare avanti. No, vuoi andare a parlare ancora come l'altra volta sui vari tetti geografici? No, non voglio più dire che i tetti vagano al variare della zona geografica in cui ci si trova. Voglio dire che è un po' così. Il tetto è un qualcosa di necessario, perché senza tetto è una parola che sicuramente non fa pensare a un'immagine, certo. Felice. Sì, ci siamo provati a interrogare su proprio la parola che descrivesse questa situazione, questo ambiente dell'essere senza trovarsi. Se la sai, mandacela. Se la sai, dentro. Ma sembra l'albero azzurro. Documentati. E a me ho scritto due cose. Una che mi sembrava di sorreggere il tetto con lo sguardo, no? Cioè di sorreggere il cielo con lo sguardo. Quindi era veramente un po' indecifrabile quello che riuscivi a vedere, nonostante ci fosse una natura fuori. Quindi questo dentro fuori che prima ti dicevo era un po' questo.
un mischiarsi delle forme. E poi mi hanno detto che quando piove ci sono ogni tanto delle pozzanghere e quindi diventa ancora un altro gioco di È specchi dei vero. riflessi, che dalla pozzanghera riesce a vedere dal tetto e poi il non tetto, Sì, eccetera, che non eccetera. c'è. E io invece pensavo proprio al fatto del paragone con le nostre teste, nel senso io ho l'immagine di una testa a cui manchi il coperchio e quindi a cui manchi il tetto e quindi ci sia uno scambio incredibile di idee, di materia dal fuori al dentro. Una volta quando metti questo tetto, diciamo che lo metti anche un po' quando sei sicuro, quando hai delle certezze, quando Non è hai solo un trovato riparo, degli ecco. equilibri. Non è solo un riparo, è anche un qualcosa che sigilla, Certo. che serve a sigillare, un po' Sei più come... esposto, Sì. ma quando lo decidi, e forse proprio San Galgano in realtà l'ha deciso, ha reclamato anche lei il suo fulmine, Sì, e sì, si è evoluta ci può senza stare. tetto. Io mi sento un po' come colpito da parecchi fulmini, questo detto. Induce me. Non ce l'ho ancora molto, ma non ne sento neanche così tanto il bisogno. Quindi è bello. Se hai con l'H davanti, hai qualche cosa a riguardo, è interessante perché uno scambio a cui noi abbiamo accennato adesso qualcosa, Sì. C'è ma ci sarebbe tanti punti di vista molto interessanti bisogno da di te. sentire. C'è bisogno di te, e ti mettiamo una bella canzone che si chiama Notting Man, ma noi di BDB la chiamiamo Nottingham, che è più bello.